Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Rossa, Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e sono qua con il terzo episodio del nostro World Intro Generations. Sono qui per una ibrida tra Premier League e Serie A, tra FIFA 10 e FIFA 11, quindi saranno usate carte di questi due FIFA diversi, e sia di FIFA 10 appunto, sia di FIFA 11, quindi penso sia una cosa abbastanza bella. Poi mi farete sapere nella sezione dei commenti se vi è piaciuta o no. La maggior parte delle carte saranno di FIFA 10 e quindi, bando alle ciance, iniziamo a mettere in campo i giocatori. Il portiere, appunto proveniente da FIFA 10, è Julio César. Julio César quest'anno era veramente fortissimo, cioè quest'anno, 4 anni fa era veramente fortissimo. 91 di tuffi, 89 di presa, 92 di riflessi e 91 di posizionamento, oltre ad essere molto veloce 76 e avrà anche un buon rinvio 75. Ma comunque queste 4 caratteristiche sopra o pari a 89 per un portiere sono qualcosa di eccezionale, e vi assicuro che i portieri contavano di più nei passati FIFA che adesso, perché adesso molto spesso ti compri i Neuer, Totti e poi ti fa delle cagate. Terzino destro, sempre dell'Inter, sempre brasiliano, sempre di FIFA 10, avete tutti capito che io sto parlando di Douglas Cicenando Maicon. 89 di velocità, 75 di tiro, 84 di passaggio, 84 di dribbling, 85 di difesa e 78 di testa. Diciamo che adesso sta tornando il Maicon di prima, ma su foot diciamo che proprio quel Maicon non penso tornerà più. 89 di velocità, un treno, 85 di difesa veramente forte, 84 di passaggio e dribbling, tutte ottime caratteristiche. Poi 75 di tiro con un gran long shot per un terzino, molto divertente. Difensori centrali, entrambi della Serie A. Serie A, eccola qua. E troviamo, allora, Lucio sta a sinistra, ma ormai l'ho messo, quindi lo presento. 82 velocità, 86 difesa, 85 di destra per il centrale brasiliano dell'Inter, che aveva anche 76 di dribbling e 151 partite, 14 gol, quindi sugli angoli era veramente molto, molto pericoloso. Quindi Lucio era un grande acquisto nei passati FIFA, adesso fa veramente schifo. Anzi, manco mi ricordo se c'è o se era su F13, faceva schifo, boh. Altro difensore centrale, sempre la Serie A, sempre brasiliano, stiamo parlando di Juan. Lui so che c'è e so che fa schifo, ma all'epoca aveva 86 difesa, 90 di testa e 75 di velocità. Solo 11 partite, quindi non ci sta un numero di gol decente, ma comunque mi ricordo che Juan era molto forte. Terzino sinistro, siamo sempre su... Sì, vabbè, qua possiamo mettere qualcuno di ogni FIFA, ma io ho scelto Cole, per farvi vedere che un tempo aveva 89 di velocità, cioè adesso è lento, è abbastanza lento per essere un terzino, ma all'epoca non 89 di velocità, 83 di passaggio, 80 di difesa, 75 di tiro con Maicon, questi due messi assieme erano dei terzini veramente micidiali. Io non avevo questa squadra, cioè adesso la sto inventando adesso, però questi giocatori li ho tutti provati e me li ricordo. Centrocampista centrale da questa parte, torniamo in Serie A e troviamo Esteban Cambiasso. 80 velocità, 84 di passaggio, 87 di difesa, 80 di dribbling, anche buon tiro e anche colpo di testa, ma soprattutto in fase difensiva era un mostro. Infatti principalmente lo usavo come CDC ed è questo il motivo per cui in 109 partite ci siano solo 9 gol. Ma comunque Cambiasso ho un ottimo ricordo di lui, anche se adesso non è che mi piaccia più di tanto. Andiamo adesso in Premier League, per un giocatore che si è veramente spostato tantissimo in questi anni, ovvero Kevin Prince Boateng del Portsmouth, perché lui 4 anni fa stava al Portsmouth, adesso il Portsmouth è in quarta serie inglese, ma aveva delle caratteristiche ottime, come del resto ancora, aveva un po' di meno di difesa, un po' di meno di testa, ma 82 di velocità, 82 di tiro, 82 di passaggio, 86 di dribbling. Infatti con lui, se non erro, no, solo 9 partite e 5 gol, evidentemente l'ho venduto e ricomprato, perché mi ricordo che con lui segnava davvero tanto, perché lo usavo principalmente come trequartista. Altro centrocampista centrale, sempre a Premier League, l'avete intravisto prima, ed è Ballack. 73 di velocità, 74 di dribbling, ma tutte le altre caratteristiche sono qualcosa di eccezionale. Sapeva difendere, 82 di difesa, di testa era un mosso, 88, e poi 84 di tiro, quindi grande long shot, 85 di passaggio, ottimi assist, veramente, veramente un bel giocatore. Trequartista di questa squadra, sempre foot 10, ma volendo possiamo anche mischiare un po', no, di foot 13 non c'è quasi nessuno, di foot 11 c'è Cole, ma vabbè. Meglio mettere una leggenda come Lampard, anche se poi guardate Diego Conterfort, guardate Kakà, Hulk trequartista del Piero, ecco, del Piero un giorno lo userò a Totti pure. Ma comunque Lampard, per fare intesa, diciamo che serve in questa squadra. 74 velocità, 91 di tiro, 88 di passaggio. Che dire, wow.
Wow, anche stanza di difesa, quindi volendo dava anche rapporto in fase difensiva. Quindi veramente un bel trequartista che mi è piaciuto molto. Non mi ricordo né gol né partite, però insomma, 15 gol in 33 partite sono tanti, anche se per uno no, a 91 in tiro neanche troppi. Lui purtroppo ce l'ho a T, l'ho conservato come a T, ma è il termine giusto per la Pash. 88 velocità, 88 di dribbling, 94 di tiro per l'attaccante che adesso veste la maglia di Juventus, ma che all'epoca vestiva la maglia del City, come quasi tutti saprete. Era, se non sbaglio, anche appena arrivato dallo United su FIFA 9, e la sua carta su Foot era qualcosa di mostruoso. 88 velocità, 94 di tiro, 88 di dribbling, veramente bella, bella, bella. E poi l'unico giocatore di FIFA 11, volendo, diciamo, potevo mettere qualcos'altro, ma ho deciso di mettere solo lui, è Andy Carroll. Carroll, per farvi vedere quanto era forte, 79 velocità, 83 di difesa, 88 di destra. Quest'anno è vero, è buggato, però niente di paragonabile a quanto era bravo quell'anno. Poi ci tenevo a farvi vedere un'altra cosa. Se non sbaglio, di FIFA 11, Premier League, Club Liverpool. Perché vi volevo far vedere, eccolo qui, Suarez. La differenza che c'è da quest'anno a quell'anno, cioè, veramente cambia tantissimo. Quest'anno è un upgrade 88, non upgrade 86, ma soprattutto le caratteristiche sono totalmente diverse. A parte 69 di difesa, perché il parametro della fase difensiva era diverso su FIFA 9, ma comunque delle caratteristiche molto più basse. Quindi Suarez in questi anni è davvero migliorato tanto sul foot. A quell'epoca 66 partite, 48 gol, ma nessuno nella mia squadra mi sembrava comprare alla fine. Sinceramente non mi ricordo, perché 4-5 anni fa, vabbè. Questa è la squadra, non hanno tutte intesa massima perché comunque non è che ci devo giocare, quindi serve. È solo per farvi vedere un po' di giocatori del passato e spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se raggiungiamo 350 likes è veramente fantastico, quindi detto questo, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Bye bye!